Ciao ragazzi, benvenuti finalmente in questo nuovissimo video. Come vedete sono nel garage, sono vicino alla mia moto e oggi, come avete capito da titolo e copertina, andrò a realizzare un video che molto probabilmente servirà a chi lo sta guardando. Oggi andremo finalmente a cambiare questi piselloni qui di lato, ovvero le frecce originali, perché non mi piacciono, sono troppo sporgenti e le voglio cambiare. Le andremo a cambiare con queste frecce qui, trovate ovviamente come tutti i prodotti che metto nei miei video il link in descrizione. Sono delle frecce per moto carenate, sono appunto delle frecce che vanno incastonate nella carena, vanno a filo e non si vedono. In questo caso noi non abbiamo una carena, però queste frecce hanno l'alloggio perfetto per andare nell'alloggio delle frecce originali. Per montare queste frecce però purtroppo abbiamo bisogno di un adattatore, o meglio una prolunga. La prolunga in questione è questa. Io le ho trovate della marca Barracuda, che appunto è un'ottima marca, troverete il link anche di questa in descrizione, e sono delle prolunghe per i connettori originali che monta Yamaha e quelli delle frecce. Quindi perfetto. Come prezzo è una cifra irrisoria, però purtroppo va spesa. Per il momento, per cominciare, dovremo aver bisogno solamente di un chiavino esagonale e un cacciavitino. Quindi direi di non perdere altro tempo e cominciare subito. Perfetto, oggi abbiamo anche l'aiutante magica, mia sorella. Vi lascio il link del suo canale YouTube in descrizione. Non serve a niente perché non lo utilizza più, anche se riprenderà, però se voi gli fate sentire che ci siete, magari si sveglia e farà qualcosa. Vi lascio anche il link di Instagram, dove potete andarle a scrivere di magari ritornare e muoversi invece di dormire tutta la giornata. Comunque, incominciamo con un chiavino esagonale. Non chiedetemi la misura perché non ne ho idea. Questo non è un tutorial che vuole essere tecnico, ma quantomeno farvi capire cosa andremo a fare. Se vieni da questo lato, vabbè, incominciamo a svitare questo perno che mantiene il convogliatore dell'aria. Finto, perché è un finto convogliatore dell'aria. Conservate tutto quello che smontate, ovviamente, altrimenti dopo non rimonterete più nulla. Allora, per smontare qua ci sono queste clip in plastica molto molto fragili, fate attenzione quando le togliete. Ce n'è una, se magari inquadri dove le sto togliendo, qui dentro. Non si vede niente. Ce n'era una qua sopra, una qui e l'altra qui sotto. In teoria dovrebbero bastare, al massimo c'è anche quest'altra. Vabbè, adesso ci proviamo e vi faccio sapere. Ok, vediamo un po'. Olè! Olè! Eccoci qua. Siamo riusciti a smontare il convogliatore sinistro e come potete ben vedere questo è il connettore della freccia sinistra. Quindi adesso posiamo un attimo quello che abbiamo smontato e andiamo a staccare il connettore dalle guide e staccare il connettore in generale dal proprio morsetto. Ecco qua, olè. Il cablaggio della freccia viene fatto passare qui dietro. Cerchiamo di toglierlo con delicatezza senza spaccare nulla. Olè. E lo sfiliamo da qui. Perfetto. Abbiamo adesso la nostra freccia scollegata. Per continuare a scollegare il tutto bisogna rimuovere anche questo fianchetto. Quindi riprendiamo il nostro fedele chiavino esagonale e andiamo a svitare questo perno qui. Uno, due qui sotto. Olè. E in teoria, facendo questo semplice movimento esatto, si rimuove il fianchetto vero e proprio. Adesso invece dobbiamo smontare dal radiatore con una boccola, una chiave a boccola, questi due perni e si rimuove tutta la struttura. Perfetto, abbiamo preso la nostra boccola da 10 e con questa appunto andremo a svitare i fianchetti, o almeno ci proviamo. E 1, 2. Come vedete già mi si è appeso tutto in mano, bruttissimo da dire. E voilà, abbiamo smontato il nostro fianchetto con la nostra freccia. Per andare a rimuovere la freccia dal supporto, come vedete qua, prego si accomodi, qui abbiamo una fascetta che tiene fermato il cavo qui. Per farla entrare dentro, o meglio, per liberarlo, dovremo tirare e dovrebbe uscire. Nel caso ci conviene aiutarci con il nostro cacciavitino magico. Perfetto, sono riuscito anche a svincolare da questa fascetta la freccia. Quindi adesso non ci rimane altro che togliere il porto in plastica
dalla gomma della freccia, ecco qua, e andare a rimuovere la freccia facendo, ecco qua, così, togliamo questo e togliamo questo. Finalmente abbiamo tolto la freccia originale, andiamo ad appoggiarla qui. Adesso abbiamo il nostro supporto vuoto, pronto ad ospitare la nostra freccia sinistra. Quindi, unboxiamo le nostre frecce. Prendiamo una freccia a caso, non credo abbiano un verso. Queste sono le nostre frecce. Andiamo a svitare lo stringifreccia, lo chiameremo. Andiamo a liberare i cavi. Infiliamo i cavi all'interno. Perfetto ragazzi, mi sarebbe piaciuto tantissimo farvi vedere tutti i procedimenti completi, ma ovviamente sono sfortunato, la telecamera si è surriscaldata e niente, sono andato avanti perché ho comunque poco tempo. Quindi questo è il risultato finale, ho montato la freccia sinistra, l'ho provata e funziona, adesso vi faccio vedere. E vi faccio vedere anche il paragone frontale con la freccia originale e la freccia montata adesso. E come potete ben vedere c'è una differenza abissale, molto molto meglio. Comunque diciamo che è stato molto molto semplice come procedimento, quindi potete andare tranquilli che già in base a quello che vi ho fatto vedere potete tranquillamente cambiare la freccia e richiudere il tutto. Perfetto, quindi adesso procederemo con il montaggio della freccia destra e se cambia qualcosa ve lo farò vedere. Allora ragazzi, come potete ben vedere qui sulla destra è tutto diverso, perché qui innanzitutto l'ho smontata da questo alloggio. Questa qua è la scatola dei fusibili, quindi adesso ve la apro per farvi capire, ecco qua. Qui dentro ci sono tutti i fusibili, cosa che non dovete assolutamente toccare, ed è alloggiata qui sopra. Adesso io l'ho tolta per comodità. Comunque, qui abbiamo il cavo delle frecce, della freccia destra, che passa per dietro e arriva fin qua sopra. Questa è la guarnizione del serbatoio. Qui sotto, eccolo qua, abbiamo il connettore della freccia destra. Quindi da qua dietro collegherete la nostra simpatica prolunga aftermarket e niente, procedete seguendo il cablaggio, collegate la freccia e rimontate tutto. E ci vediamo a freccia montata perché è difficilissimo. Perfetto ragazzi, il montaggio è terminato, quindi adesso non mi resta altro che mostrarvele. Perfetto ragazzi, spero che questo video nel limite del possibile vi sia stato utile, però è tutto, le frecce sono state montate, sono molto molto carine come avrete visto anche dalle riprese, molto meno ingombranti e invasive di quelle originali, fanno lo stesso tanta tanta luce, quindi anche se sono a filo si riescono a vedere tranquillamente, sono tra l'altro anche omologate, quindi vi lascio il link in descrizione come ho detto all'inizio video. E niente, spero che vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Come al solito, lasciate un bel mi piace qua sotto, commentate facendomi sapere cosa ve ne pare di queste modifiche della moto e tutto quello che vi interessa. Condividete il video con chiunque, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram e noi ci rivediamo, come al solito, in un prossimo video. Ciao ragazzi!